non si turbi il vostro cuore. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei forse detto che vado a prepararvi un posto? E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e dove io vado voi conoscete la via. Gli dice Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscerne la via? Gli dice Gesù: Io sono la via e la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non attraverso di me. Se voi mi aveste conosciuto, anche il mio Padre conoscereste, e fin d'ora voi lo conoscete e l'avete visto. Gli dice Filippo: Mostraci il Padre e ci basta. Gli dice Gesù: Da tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me fa le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Almeno credete a causa delle opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me, anch'egli farà le opere che io faccio, e ne farà anche di più grandi, perché io vado al Padre.